vicino al laboratorio. Il collo pensa che contenga le parti necessarie a costruirgli un bacio. Meglio contattarlo per fargli sapere che sono qui. Ehi, Cotallo, sono al laboratorio. Mi raggiungi? Sto arrivando. Aloy, grazie di essere venuta qui. Figurati. Gaia ti ha detto per caso dove trovare quello che serve nel laboratorio? Ha nominato la camera in cui ha trovato Beth e il database al suo interno. Ci aiuterà a trovare le tecniche e le parti che servono per costruirmi il braccio. Sappiamo dove cercare. Gli Zenith potrebbero spiarci. Dobbiamo cercare di fare in fretta. Ricevuto. Pumba, tu sorveglia la zona, mi raccomando. Il laboratorio è di qua. Mischino, scalare con una mano sola non deve essere per niente facile. Tutto bene? Ce la faccio. Alla faccia, complimenti. Macchine. Stanno smantellando quegli Spectre. Dobbiamo eliminarli. Oppure girarci intorno. Scegli tu. Un ammazza cacciatori di Efesto. Tu sei ancora qui? Inutile usare munizioni fulminanti. Quel tunnel porta all'ingresso. Andiamo. Alla prossima. Lo prendo al volo. Allora, posso farti una domanda indiscreta? Ma che cazzo di braccio ha che con un cazzotto l'hai smontato quel coso? Cotallo, è tutto tuo, divertiti. Combatti, straniera. Devo eliminarla. Un animale ferito è più pericoloso.
stessa battuta che ho utilizzato nella mia campagna D&D. Muoviamoci. La stanza in cui abbiamo trovato Beta è più avanti. Fa strada. Cosa mi dice che non sarà così facile, Cotallo? Di sicuro le macchine non hanno perso tempo. Ci siamo. Ora dobbiamo soltanto accedere al database di cui parlava Gaia. Varl diceva che Beta era in una di quelle capsule. Io direi stare dentro quelle cose. Pochissimo spazio per respirare. Penso che fosse un po' più complicato di così da... La questione della criogenesi, ma... Vabbè. Hello. Qual è il codice? Ho trovato quello che ci serve. Spero con le risposte che cerchiamo. Scarico il database sul tuo focus. Puoi esaminarlo più tardi. E i componenti? Saranno da qualche parte nel... Aspetta! Combatti con onore! Pezzo di merda. Ti vedo. Da tosse. Di nuovo. Ma che ti ha fatto a colpirmi da lì? Oh no, c'è il tuo amico. Diciamo. Tu come sei messo? Ancora.
Fuck off. Se quello prendeva mi avrebbe fatto male. Carabiniere. Posso continuare? Pronto? Cazzo. Muore, bastardo. Zenith potrebbero mandare rinforzi. Finiamo di cercare e andiamocene. I componenti sono da qualche parte al primo piano. Sono dietro di te. Mi domandano un milione di dollari, come ci arrivo lì sopra? Mi serve un carrello o qualcosa del genere. Dimmi che i componenti sono lì dentro. Sono qui da qualche parte. Ok, saranno qui. Qui ci sono diversi braccia robotiche. Mi sa che è questo. Trovati. Devo tornare indietro e darli a Cotanto. Ecco a te. Hai trovato i componenti? Guarda tu stesso. Ti sono riconoscente, Aloy. Qualcosa non va? Pensavo a come starò quando avrò costruito questo braccio. Mi sentirò diverso, completo.
prego. Pensieri futili. Ci ripenserò una volta alla base. Vai pure avanti. Io darò un'altra occhiata in giro. Magari c'è qualcosa. Bene. Io non vedo l'ora di usare queste cose. Va con i 10. E tu vai alla base. C'è veramente qualcosa che dobbiamo cercare qui? O ce ne possiamo andare, Aloy? Una bella planata. Che io ricordi, ho mai esplorato tutto qua dentro. Dimmi. Sei tornata. Bene. Prima di parlare volevo darti questo per il tuo aiuto con i Terranuti. Ah, grazie. Ti deve molto. Grazie, Zo. Meriteresti anche più di questo. Che la terra fiorisca al tuo passaggio. Anche al tuo. E ancora lui, con tutto quel tempo che ha passato, non riesce a socializzare bene con gli altri. Ora che Demetra è fusa con Gaia, immagino la stiate studiando. Sì. Fa sentire piccoli. Sapere che i semi che porto nel mio borsello vengono da quelli salvati da Demetra nel mondo antico. Mi fa sperare che il ciclo della vita avrà la meglio, come in passato. Ora che abbiamo curato i Terranumi, come va con il coro? Sapere che le terre sarebbero guarite li ha sconvolti. Pensavo che Pane andasse fuori di sé, ma hanno soltanto dovuto accettare la buona notizia, anche se ha dimostrato che le loro prediche sull'accogliere il destino erano chiacchiere. In verità, mi sono goduta parecchio la conversazione. Mi fa piacere. Te lo meriti. Per loro è un bene che non ti sei arresa. Vado ora. A presto, Aloy. My man, Cotallo, come va? Ti vedo ancora senza abbraccio. Ti riesci a sfuggire a un'avventura, dico bene? Io? Mai. A che punto è il braccio? È quasi terminato. Devo solo regolare le giunzioni. Presto potrò provarlo. Non vedo l'ora. Devo partire. Attenta là fuori.